Ravanusa accoglie la redazione di Teleiato, con striscioni e una piazza colma di gente ad aspettare e ascoltare Padre Emanuele, l'arciprete locale e il dirompente direttore della nostra emittente. Intanto ci spostiamo in provincia di Agrigento. Ravanusa accoglie la redazione di Teleiato con tanti striscioni e una piazza colma di gente ad aspettare ed ascoltare Padre Emanuele, l'arciprete locale e il dirompente direttore della nostra emittente Teleiato, Pino Magnaci. Stasera una manifestazione è presente come ospite d'eccezione Pino Magnaci. Stasera è una serata bellissima, perché è riuscito Pino Magnaci a parlare di antimafia in maniera così semplice e soprattutto così divertente da far presa su tutta l'opinione pubblica. Io sono convinto, lo dico da sempre, che dobbiamo essere antimafiosi per egoismo. Mi può sembrare strano, ma è così. Noi per egoismo dovevamo essere antimafiosi, perché se in Sicilia si sta male, si sta male perché gli investimenti di chi più potrebbe investire in Sicilia non vengono fatti perché c'è la mafia, perché tutte le iniziative vengono bloccate perché c'è la mafia. Quindi egoisticamente a noi siciliani ci conviene che non ci sia la mafia, perché sicuramente senza la mafia in Sicilia si avrebbe lo sviluppo che tutti aspettiamo da tantissimi anni. Certo, ci sono responsabilità della politica, ci sono responsabilità della società civile, ci sono responsabilità di tanti altri, però sicuramente il motivo principale per cui gli investimenti in Sicilia non decollano esclusivamente e soprattutto per la presenza della mafia. Noi dobbiamo essere antimafiosi ed estirpare questa malerba per egoismo, per poter stare meglio noi siciliani. La piazza di Ravanusa stasera è addobbata con una serie di cartelloni, in uno in particolare c'è scritto Ravanusa, il cuoricino e poi Partinico. Non c'è dubbio che, attenzione, noi abbiamo la fortuna rispetto a Partinico, che qui la mafia c'è, ma sicuramente non ha l'incidenza e l'invadenza che ha nella vostra zona di Partinico, eh? Per cui noi viviamo questo rapporto con quel poco di mafia che è presente e c'è anche a Ravanusa, però la viviamo in maniera tranquilla. Io faccio il sindaco, non è la prima volta che lo faccio, l'ho fatto anche 20 anni fa, 25 anni fa, vi posso dire che in generale si riesce ad amministrare senza avere particolari pressioni, anzi senza avere nessun tipo di pressione, anche perché le vicinanze dei comuni sono talmente ridotte che quel poco di interesse che poteva avere la mafia nei confronti degli enti locali è scomparso, perché mancando i denari è chiaro, e quindi gli appalti, è chiaro che gli interessi della mafia si rivolgono altrove. Però non c'è dubbio che creare questa atmosfera di antimafia e crearla soprattutto così in maniera brillante e spiritosa come ci riesce Pino Magnaci fa molto più presa che altri tipi di convegni e di congressi che sono fatti sulla mafia. È la cosa più bella che mi fa tantissimo piacere l'aver saputo, non da ora, anche da prima, ma averlo avuto confermato da Magnaci, che l'antimafia fatta per professione e per fare carriera politica è una cosa che ha dato fastidio un po' a tutti. Pino Magnaci non è di quelli che vuole fare carriera politica, e di questo gliene siamo particolarmente grati tutti quelli di Ravanusa. Pino Di Lucia, presidente dell'associazione SOS Democrazia di Ribera, stasera in piazza a Ravanusa. Sì, siamo felici di essere venuti per due motivi, per Don Padre Emanuele Casola e per Pino Magnaci, perché la lotta alla mafia va fatta con la gente che realmente ci crede e che realmente è pulita. Perché invitare Pino Magnaci questa sera in piazza? Perché Pino Magnaci rappresenta
un'eccezione alla regola, è l'unico che veramente va, si mette davanti a una telecamera e dice quello che pensa di quello che è il cancro della nostra terra, di quello che rende uno schifo, la mafia, e lui riesce a dire in uno dei posti più concentrati di questa nostra terra di mafiosi, riesce a dire quello che è vero, quello che la gente fa finta di non vedere. Di cosa si occupa l'associazione SOS Democrazia a Ribera e non solo? SOS Democrazia nasce 2 anni fa dal fatto di non accettare un inciucio generale della politica riberese che da destra a sinistra si è messa assieme per eleggere un sindaco e quindi per avere un consiglio comunale senza alcuna opposizione, senza alcun diritto di democrazia. Da lì poi abbiamo deciso di fondare l'associazione, di occuparci di difesa dell'ambiente, di diritti civili e di antimafia, quindi di educazione alla legalità. In questi 2 anni siamo stati accanto a Ignazio Cutrò, ci siamo occupati del territorio quanto meglio possibile, sia dal punto di vista, non vorrei dire politico, ma dal punto di vista delle cose corrette che qualcuno fa finta di non vedere, e di stare accanto ai ragazzi delle scuole superiori e non, con il nostro social forum che ogni anno li impegna nel conoscere l'antimafia, nel conoscere le vittime della mafia e cosa la mafia fa nel nostro territorio e non. Quali saranno le prossime iniziative? Noi stiamo lavorando sul progetto estivo che si occupa di arte, che ovviamente parla sempre delle nostre tematiche, e siamo nel comitato tecnico che sta tentando di dare una salvaguardia al tribunale di Sciacca, che insieme ad altri tribunali, stranamente nei territori più dove c'è più alta incidenza mafiosa, stanno chiudendo per una legge che il governo dice essere necessaria per risparmiare. Non credo ci sia necessità, o quantomeno non credo che si debba risparmiare sui primi diritti che si debbano avere costituzionali, che è la giustizia, che è la salute e che è l'istruzione. Eppure ci ritroviamo ad aver chiuso un tribunale che fino a poco tempo fa ha fatto delle grandissime operazioni, da Face Off ad altri, che hanno arrestato e stroncato comunque la mafia nell'Agrigentino. Siamo in un territorio dove c'è Matteo Messina Denaro, si presume rinchiuso. Gli ultimi arresti che hanno fatto praticamente hanno dimostrato che il nuovo capo Sutera l'ha fatto fare addirittura la pace tra le mafie della parte, diciamo, della Quisquina con le mafie della nostra parte, riberese e non. Così qualcuno dice che magari Matteo Messina Denaro è delle nostre parti e ci chiudono un bel presidio di legalità utile a far fare tutto quello che vogliono nel miglior modo possibile. Stasera nella piazza di Ravanusa un prete che si ribella al potere mafioso. Beh, come titolo mi pare eccessivo, no? Nella piazza di Ravanusa un invito a riflettere, a pigliare posizione. Non tanto perché ci sono argomenti convincenti, ma perché ci sono persone che hanno già fatto questa scelta. E questo è il messaggio di cui abbiamo bisogno. Parlarne comunque è sempre un modo per potersi ribellare al potere mafioso, visto che parliamo di antimafia. Parlarne, riflettere, provocare, stimolare. Ma soprattutto, almeno il mio stile ha cercato di essere sempre questo, fare delle proposte piccole, semplici, ma concrete per provare almeno a livello personale nel proprio piccolo a voltare pagina, capisci? Cioè, mi piace invitare innanzitutto me stesso e poi anche la gente a fare scelte concrete. Magari sulla discussione tutti ci si può ritrovare, ma poi a livello di scelte concrete è là dove tutto viene verificato. E a me piace muovermi in tal senso e per quando posso, ecco, insieme alla nostra gente, muoverci in tal senso come scelta di parrocchia, di comunità, di scuola. Come mai la scelta di invitare Pino Maniaci a questa manifestazione? Beh, noi ogni anno organizziamo per il mese di luglio e agosto i lunedì nei cortili, ogni lunedì ci ritroviamo in un cortile diverso e siccome è facile che l'estate passi tra pizze, discoteche all'aperto, cantanti e altro, a me piace invece proporre di settimana in settimana alla gente degli argomenti, degli incontri per riflettere. Sono stati in mezzo a noi Medici Senza Frontera, i ragazzi di Addio Pizzo, Alex Zanotelli, quelli di Limbera, del Sermig di Ernesto Olivero e anche gente che lavora con gli extracomunitari o altro.
abbiamo attualizzato qualche anno, per esempio, 10 comandamenti. Quindi sono un piccolo, semplice ma concreto invito a riflettere che di anno in anno, con la sua modesta formula, riesce, insomma, ad andare avanti così, senza pretese ovviamente. Quali saranno le prossime iniziative che farete? Scusa. Le prossime iniziative per quest'estate un po' vogliamo diffondere, dico, abbiamo invitato già alcune persone, dico, a parlare su scelte concrete contro la mafia. Per esempio, è stata aperta una cooperativa qui e su terre confiscate alla mafia, pensiamo di invitare loro. Poi abbiamo impegnato una compagnia teatrale del luogo a far riflettere su che cosa è la vera gioia. È un messaggio lanciato ai giovani, perché spesso scambiano la gioia con il nulla, l'insignificanza, capisci? Poi, ecco, la Caritas di Agrigento farà un'esperienza in Tunisia insieme, ecco, alla realtà di tanta gente che li aspetta di imbarcarsi, e quindi pensiamo di incontrare anche loro per uno scambio di esperienze e di idee su questo, dico, e così via. Più o meno i temi saranno su questa linea.